Il 26 giugno è stata una data importante per le Terre Alte e per Berceto in modo particolare. Il funzionario dell'ANAS Sergio Storoni ha consegnato i lavori di ripavimentazione della statale della Cisa dal passo della Cisa sino a Fornovo. I lavori inizieranno il 3 di luglio. Dal passo della Cisa. Sono lavori attesi ai quali abbiamo lavorato molto insieme a tante persone che ci hanno aiutato. Non si può dimenticare l'associazione Strade della Cisa con il suo segretario Coconcelli Emilio, non si possono dimenticare le tante persone che hanno sottoscritto le petizioni, non posso e non voglio dimenticare l'impegno dell'onorevole Giuseppe Romanini e di tutti quanti, iniziando dal presidente dell'ANAS Gianni Armani, col quale ci siamo incontrati diverse volte, grazie a Romanini. Non voglio dimenticare nessuno, perché è un grande successo, nonostante una burocrazia asfissiante, visto che i finanziamenti Armani li aveva sottoscritti e firmati nell'ottobre del 2015. Dall'ottobre 2015 siamo arrivati, per troppa burocrazia, a consegnare i lavori il 26 di giugno presso l'ostello della Cisa. È stata una cerimonia, se così la si può definire, molto commovente per chi ha lavorato su questo obiettivo da anni. Ringrazio veramente tutti, in modo particolare i tecnici dell'ANAS di Bologna, anche i funzionari di Roma e il presidente Armani. Grazie anche a Storoni Sergio, che ha seguito pedissequamente tutta questa pratica.